Buongiorno, oggi andremo a parlare di un difetto genetico molto raro, chiamato ectopia cordis. Abbiamo, durante lo sviluppo del bambino in utero, la loro parte toracica che non si riesce a formare correttamente. Inoltre non si riesce a fondere, come normalmente farebbe, e ciò impedisce al cuore del bambino di svilupparsi come dovrebbe, lasciandolo ovviamente indifeso ed esposto al di fuori della protezione della parete toracica. È un difetto che colpisce circa un bambino su 126.000 nascite e possiamo avere diversi tipi di ectopia cordis. Abbiamo quella parziale, dove il cuore si trova all'esterno della parete toracica, ma è ricoperto da un sottile strato di pelle, quindi il cuore può essere visto battere attraverso la pelle. Quando abbiamo invece ectopia cordis completa, il cuore è situato totalmente fuori dal torace, senza nemmeno uno strato di pelle per coprirlo. È una condizione che può includere ovviamente la deformità del torace, dell'addome oppure di entrambi, e spesso l'ectopia cordis è anche accompagnata da difetti del cuore stesso. Questa deformità può essere vista attraverso gli ultrasuoni all'incirca alla decima o all'undicesima settimana di gravidanza. Possiamo avere delle opzioni di trattamento, ma sono molto limitate perché appunto è una condizione molto pericolosa per la vita del neonato. E ovviamente dipendono dalla gravità delle deformità e da anche altre eventuali anomalie. Tuttavia, abbiamo delle tecniche chirurgiche che possono riposizionare il cuore all'interno del torace e si stanno molto evolvendo e migliorando. Quindi ora andremo ad analizzare le possibili complicanze che l'ectopia cordis può portare ad un bambino, ad un neonato. Quando appunto un bambino nasce con ectopia cordis, il suo cuore può essere posizionato completamente fuori dal corpo. Ciò significa che il loro cuore non è protetto ed è estremamente vulnerabile a lesioni e infezioni. Quindi, cosa può comportare? Può comportare respirazione difficoltosa, una bassa pressione sanguigna, scarsa circolazione, un basso pH nel sangue e uno squilibrio elettrolitico, anche detto diselettrolemia. Quindi la maggior parte dei bambini nati con questa malattia ha anche una varietà di altri problemi medici e questo può includere altri organi sviluppati in modo anomalo. Adesso andremo appunto ad analizzarli e a vederli. Quindi alcune delle potenziali complicazioni possono includere dei difetti cardiaci congeniti e anomalie, palatoschisi e labbro, anomalie addominali, difetti gastrointestinali, delle deformità scheletriche, oppure anche la meningocele, quale è una condizione in cui abbiamo un sacco di liquido spinale che sporge dalla colonna vertebrale, oppure anche encefalocele, che è un disturbo, diciamo, simile in cui il liquido spinale, il tessuto cerebrale e le membrane cerebrali fuoriescono dal cranio. Quindi la domanda sorge spontanea: quali sono le cause e se esistono dei fattori di rischio per l'ectopia cordis? Questa malattia si verifica perché tutta o almeno parte dello sterno di un bambino non si sviluppa normalmente. Invece di chiudersi, il bauloide rimane aperto. Questo accade molto presto, di solito nello sviluppo embrionale. Le ragioni esatte di questo disturbo non sono chiare ed è considerata un'anomalia casuale. Possiamo però citare alcune teorie che includono anomalie cromosomiche, oppure l'esposizione ai farmaci intrauterini, o anche la rottura delle membrane fetali, dette anche chorion, o del sacco vitellino. Quindi anche un danno al sacco amniotico, che è una complicanza che viene detta sindrome della banda amniotica, può essere una causa, perché una rottura della sacca nello sviluppo iniziale può causare delle bande fibrose di amnion, la membrana, che è la membrana interna di un embrione, per essere aggrovigliato con l'embrione. Ciò può compromettere lo sviluppo o causare delle deformità delle parti interessate, quindi incluso il cuore. Sono ovviamente necessarie ulteriori ricerche sulle cause e sui fattori di rischio per l'ectopia cordis. Nel mentre però possiamo analizzare come è possibile trattare questa malattia, questo difetto. Allora, se la madre non ha mai avuto un'ecografia, oppure la deformità non era visibile, la condizione è evidente solamente alla nascita. I bambini che sopravvivono alla nascita con questa condizione necessitano
inevitabilmente di cure intensive. Questo può includere incubazione o l'uso di un respiratore, oppure anche di medicazioni sterili che possono essere utilizzate per coprire temporaneamente il cuore. Sono inoltre necessarie altre cure di supporto, come antibiotici, per prevenire eventuali infezioni. In alcuni casi, i chirurghi possono tentare di riposizionare il cuore del bambino nel loro petto e di chiudere la cavità toracica. È un tipo di chirurgia che chiaramente ha molte sfide, specialmente se il bambino soffre di diversi gravi difetti. La chirurgia è più probabile che venga avvicinata a tappe, quindi durante la prima operazione, quindi l'operazione iniziale, il cuore deve essere riposizionato e il difetto dell'apparato toracica deve essere coperto. I chirurghi possono creare una chiusura temporanea con del materiale sintetico. Poi possiamo avere altri ulteriori interventi chirurgici che possono essere necessari per riparare qualsiasi altro difetto cardiaco o anche dell'apparato addominale, e successivi interventi chirurgici possono essere utili per ricostruire l'apparato toracica e possono essere eseguiti utilizzando degli innesti ossei o cartilaginei. Attraverso tutti questi passaggi, tutti questi interventi, il principale obiettivo dei chirurghi è che il cuore deve essere protetto. Qual è quindi la prospettiva di tutti i medici e dei chirurghi? Allora, dati statistici ci dicono che il 90% dei feti con ectopia cordis è nato morto. Coloro che sopravvivono alla nascita di solito muoiono entro i primi giorni di vita a causa delle complicanze e di tutte le difficoltà che questa malattia comporta. Quindi la prospettiva dipende dalla complessità e dalla deformità e se ci sono ulteriori difetti cardiaci o ulteriori complicazioni. Nella maggior parte dei casi l'unica possibilità di sopravvivenza è la chirurgia d'urgenza, quindi i bambini che sopravvivono sono di solito quelli che hanno un cuore normale e funzionante senza altri difetti diversi dallo sviluppo al di fuori del torace. E i superstiti dell'intervento chirurgico richiederanno poi una serie di interventi chirurgici aggiuntivi e ovviamente cure mediche per tutta la vita. Un'altra opzione è quella di non portare il feto a termine, quindi stati diversi hanno leggi diverse su quanto può essere fatto in una gravidanza. Nella maggior parte dei casi la risoluzione per motivi di salute è possibile fino alla 24esima settimana di gravidanza. Ci tenevo a citare una storia di sopravvivenza avvenuta nel 2015. I protagonisti sono i medici della Mayo Clinic che hanno trattato con successo un neonato con ectopia cordis. E questa anomalia era stata scoperta da un'ecografia alla 20esima settimana e questo ha permesso ai medici di formulare un piano d'azione prima che la bimba nascesse. Usando la radiologia, sono riusciti a valutare in anticipo l'entità di tutti i difetti e addirittura sono riusciti ad avere anche un modello 3D del feto in utero. Quindi, in primo luogo, il feto è stato parzialmente liberato dal parto cesareo, quindi mentre ancora erano collegati al cordone ombelicale, i medici hanno lavorato per stabilizzare il cuore del neonato e inserire un tubo di respirazione. Poi la procedura si è svolta in una sala operatoria cardiaca con un team medico completo e pronto. E 5 ore dopo il cuore batteva con successo nel cuore del neonato. La bimba è rimasta in terapia intensiva per diversi mesi e durante questo periodo diciamo che si è affidata completamente ad un ventilatore. Ha anche avuto un ulteriore intervento chirurgico per riparare un piccolo difetto cardiaco. Dopo che la bimba ha superato i 6 mesi, si può dire che ha raggiunto uno sviluppo normale per una bambina della sua età. E mano a mano che le tecniche chirurgiche migliorano, ci si aspetta e si spera che più bambini riescano a sopravvivere all'ectopia cordis. Ci si chiede quindi se c'è un modo per impedire questa malattia e purtroppo non c'è una prevenzione nota per l'ectopia cordis. È ovviamente importante ottenere un'assistenza prenatale e ovviamente bisogna fare delle ecografie nel primo trimestre di gravidanza per cercare di rivelare delle
eventuali anormalità, e questo darà il tempo ai medici di capire come procedere, e il genitore potrà valutare le opzioni che le verranno date, insomma, verranno proposte dai medici.